Salve a tutti ascoltatori del Cosmo e bentornati su Radio Mayday. Vorrei iniziare questo nuovo giorno raccontandovi una storia del futuro. Una storia inventata, ma che spero con tutto il mio cuore possa essere vera. In un istante, in un flash, tutte le creature dell'universo iniziarono a muoversi verso la Terra. Non so dirvi cos'è che li spinse a viaggiare nel buio, forse l'idea di una Terra che gira senza voltare le spalle a nessuno. Al mondo senza difetti, gli si fermavano davanti gli specchi. C'erano gli angeli che svolazzavano con i piccioni sui tetti. C'era una fila di astronavi tra le stelle e gente verde dentro gli autogrill, con le valigie messe nelle navicelle. Tutti volevano arrivare lì, nel mondo senza difetti, dove gli umani erano gli unici assenti, dove le statue camminavano per stare al passo coi tempi. C'era una fila di astronavi tra le stelle, perfino un irriconoscibiletti, con le valigie messe nelle navicelle. Tutti volevano atterrare lì. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per i mondi che spariscono. L'ultima hit dell'universo, tarattattarà, Space Vibration. Nel mondo senza difetti, il paradiso coi cancelli aperti. C'erano nuvole che trasportavano storie d'amore in balia dei venti. C'era una coda luminosa tra le stelle, anche il satellite d'amore di Lurito. Come Maria che appare in tutte le frequenze, Radio Mayday passava l'ultima hit, Space Vibration. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per gli amori che finivano.